Grazie. Buongiorno a tutti, sono Silvana De Mari e sono un medico sospeso, quindi non posso lavorare. Ma come tutti i medici sospesi, in quanto non inoculati, posso essere sostituita da un medico ucraino non inoculato. Bene, la guerra è una cosa orribile, è una cosa atroce. E comunque vorrei manifestare tutta la mia assoluta disistima, completa, a tutti i medici ucraini che in questo momento stanno lavorando in Italia. Se qui cominciassero a bombardare, io resterei nel mio paese a suturare i feriti. Non si va via da una nazione in guerra. Resti nel tuo paese ad aiutare nel momento in cui il tuo paese ha più bisogno. C'è una sola eccezione a questa regola. Se questi medici o questi infermieri sono di sesso femminile con dei bambini, ma allora te ne stai a casa tua con i tuoi bambini, perché i tuoi bambini hanno visto la guerra, si sono dovuti spostare di una nazione, hanno bisogno di mamma vicino. Quindi a tutti i medici ucraini che in questo momento hanno le loro terghe in Italia, prendetevele e ritornate in Ucraina e soprattutto portatevi dietro anche qualche medico italiano, per esempio il dottor Burioni, il dottor Bassetti. Io trovo assolutamente... Vado un po' sopra. Così vedo anche quello in fondo. Io trovo assolutamente indecente che non siano ancora partiti. Quando avevo 34 anni sono andata in Etiopia, c'era una guerra, c'era l'Armata Rossa in Etiopia. La dottoressa Barbara Ballanzoni nel 2012 è andata nel Kosovo, nel 2013 è andata in Afghanistan. Burioni e Bassetti che devono salvare l'umanità tutti i giorni, Crisanti, ci sono le zanzare, ci sono anche in Ucraina. Non siete ancora partiti. Siete stati lì in televisione con le vostre facce da beccamorto. A dirci che se non mettevamo le mascherine, non tenevamo la distanza, non ci facevamo inoculare, saremmo tutti morti. Beh, in Ucraina non portano la mascherina, se ne fottono. Il battaglione Azov era parecchio ammassato. Perché non andate a dirlo a loro? Quindi, quello che dicevate in televisione, lo dicevate semplicemente per distruggere le nostre libertà più elementari o perché aveva un senso? Se aveva un senso, è ignobile che non siate in Ucraina. Se non aveva un senso, è ignobile che lo abbiate detto a noi. E già che partite per l'Ucraina, Bassetti, Burioni, Crisanti, se ho dimenticato qualcuno mi scuso. Ah, quello lì che stava con Mario Merola, come si chiama già quell'altro, sì. Portatevi dietro anche il personale militare, portatevi dietro il generale Figliuolo. Il generale...